tutti i Marchingegni, vediamo se è qui. Denuncia praticamente quando si cerca una cosa che non la si fa mai. Climate, la truffa del riscaldamento globale di natura antropogenica. Quindi c'è una coincidenza tra due riviste, a mio avviso estremamente importanti. Questo è l'ultra tecnologico, l'ho fatto esclusivamente da ingegneri e da chimici. Questo qui ci sono anche delle persone che praticamente esercitano anche un po' la dietrologia, ma questo è dimostrato. La divulgazione di email scritte da eminenti climatologi indicanti una cospirazione finalizzata alla manipolazione dei dati inerenti al riscaldamento globale ha innalzato la temperatura in vista del summit sui cambiamenti climatici in agenda a Copenaghen nel 2009. Praticamente, che cosa è successo? Nel momento in cui si trattava di vendere i prodotti della riconversione industriale di queste aziende, hanno creato tutta una messa in scena cercando di far credere che certi cambiamenti climatici, che obiettivamente ci sono, siano stati determinati dalla presenza dell'uomo in queste cose. Noi sappiamo, perché su questo argomento la letteratura è vastissima, anche sul ruolo e funzione delle anidride carbonica, eccetera. Ti ricordi che abbiamo parlato più di una volta, Massimo, su questo argomento, le diverse collocazioni dell'aumento o la diminuzione della emissione carbonica nell'aria correlata con le evoluzioni delle temperature medie. Scusi, però secondo lei il riscaldamento globale da cosa è dovuto? Cioè il riscaldamento attuale da cosa è dovuto? Anche quello passato. Ma io non sono qui per rispondere a questi. No, è semplice, la CO2. Allora, guarda. Ma domani nella storia della Terra, dico nella storia della Terra, abbiamo avuto la CO2 a 380 ppm nell'atmosfera. Mai. Allora, questa è una deviazione che mi permette sostanzialmente di fare un'altra risposta. Qualche anno fa, partecipai a un convegno importantissimo alla Camera dei Deputati, convegno che durava tutto il giorno. No, parliamo di scienza, dovevamo parlare di scienza, dovevamo dire cose come stanno. E durante tutta questa giornata ci fu l'accavallarsi di grandi esperti, i quali dicevano: no, qua e là succederà questo, il mare ci annegherà tutti, il fuoco del paradiso scenderà sulla terra, insomma, tutte queste cose. Poi c'è stato un ottimo pranzetto, dopodiché il pomeriggio, come al solito, erano rimasti molto pochi. Verso le 5:30 di sera arriva una persona. Eravamo rimasti una ventina al Parlamento. 20, un po' fuori. Allora, vi sapete parlato di temperature? Benissimo, io sono quello che va a mettere i termometri. Voi avete parlato fino ad oggi di temperature e non sapete cosa significa. Perché quello che mette i termometri sono io. Se non sapete dove vengono messi i termometri e quale scarto tra l'ipotesi e la realtà, che cosa venite a dire? E voi sareste degli scienziati? Ma poi ho cominciato a dire: benissimo, allora diciamo che ci sono dei cambiamenti climatici della temperatura eccezionali. Benissimo. Con che cosa li hanno misurati nel 1500? Infatti. No, ma c'è questo. Questo è il 1600. Qual era la tecnologia dei termometri? No? Nel 1700 dove li andavano a mettere? Nel 1700? Cioè, per avere un valore medio del termometro. Assolutamente impossibile. Infatti, cazzate assurde dei giornalisti. Che sono al limite di tecnologia aliene, perché quella è una tecnologia aliena, non è che la prima di cioè aliena nel senso che riferire a quel periodo storico non si capisce che fa. Ma io sto dicendo un'altra cosa, Massimo, sto dicendo delle interferenze che ci sono politiche nei confronti delle scoperte. Bravo, bravo. Fammi dire la premessa di tutta la parte.
poi c'è quello d'oro del Dio, la Bergaria, grandi affari, la Bergaria. Parla una persona, è per voi. Come il petrolio, senza più il petrolio consente di fare guerra. Ma meno male che ci siamo noi, Giuseppe, come giorno. Ma che fa cazzo, le controconferenze? Giorgio, scusa, come è molto grande? Affrontiamo il problema realisticamente. Allora parliamo di te, Massimo, o affrontiamo il problema realisticamente, o lo affrontiamo realisticamente. Però c'è un po' dubbi, perché non esiste la divisione di quelli che credono alle cazzate, esiste la scienza. Allora, tecnologicamente noi abbiamo una documentazione che esistevano nell'antichità tecnologie di carattere elevato. Questo non cambia che la tecnologia della scienza contemporanea, nata nel 600, fosse rudimentale dal punto di vista dei prodotti tecnologici, scusa, è un forma di misurazione. Bravo. Se il mago dell'antica Persia aveva delle tecnologie particolari, chi dice che il termometro inventato nel 1600 fosse un termometro tecnologicamente attendibile rispetto ai nostri? Infatti, vinto scientista di questi che vogliono convincere le persone a adattarsi al volere del potere politico mondialista che ci impone di credere a queste invece lì. Io sulla teoria che lei dice che credo, ci credo, nel senso che le nostre scienze sono indotte. Certo. Non soltanto nel campo del consumo, dell'industria, dell'energia, ma in tutti i campi, anche nell'arte. Certo. Però io mi domando, io so che il vino dei nostri bisnonni era molto più buono del nostro, perché c'era un problema di vite. La vite, il vino viene fatto, viene fatto, era più buono, dava di più. L'epoca della bere un vino di 50 anni, adesso non c'è più, perché il vino che viene fatto adesso viene fatto su una pianta americana e dopo 30 anni le dà la vita butta via. I nostri nonni, bisnonni, avevano la vita di 150 anni. Mi scusi, cosa cambia questo? Quello che dico è quello che le chiedo. Guarda, le chiedo. L'aria che respirava Leonardo era più buona o peggiore della nostra? Scusa. Allora, anche da questo punto di vista, cosa c'è? Puoi intervenire dopo? Sì, perché se no si intrecciano le cose. Però regolarizziamo, sì, perché ci sta qui, ognuno parla. Si è scoperto che la Terra attraversa appunto dei momenti caldi, di appunto glaciali, che erano molto caldi, i fuochi erano appunto sciolti completamente. Però un arco diretto molto lungo. Il problema nostro è che noi stiamo accelerando il processo di riscaldamento. Chi te l'ha detto? Perché Algore, te l'ha detto Algore? A cui hanno dato il premio Nobel perché dicesse se cazzate? Perché deve vendere i prodotti delle industrie bellica americana. Il problema però qual è? Giorgio, andiamo avanti. Molte specie d'animali, anche animali vegetali, non riescono ad adattarsi a una che cambia. Perché una volta non era così? Era sì, era anche così, però erano cambiamenti che si svolgevano su molto. Allora qui c'è il fondamentalismo religioso, c'è l'incidenza ideologica del fondamentalismo religioso cristiano americano, secondo il quale noi ci troveremo in un momento in cui c'è l'accelerazione dei tempi, perché deve venire il Messia. Questa è ideologia proiettata tranquillamente sulla testa di quelli che la bevono. Comunque io sto dicendo un'altra cosa. Andiamo avanti. Devo capire che sto dicendo un'altra cosa. Ripeto, quel ricercatore ci ha detto che tecnologicamente la differenza tra... prima anticipo un'ultima cosa. Io detto alla fine, dice, come facciamo oggi a rilevare le temperature medie? Come fai a rilevare le temperature medie? Io? No, voglio dire, come fai a rilevare le temperature medie? Metto una serie di centrali di controllo con l'uomo contemporaneo, che è un campo intelligente,
apre il giornale e legge: oggi temperatura 35 gradi. Io non ho mai conosciuto nessuno che abbia chiesto ma dove le vanno a prendere questa temperatura. All'aeroporto. Poi le posso dire, sono ufficiali, ci sono le stazioni.